Sono Bartolomeo Baudano, detto Lino, nato a Cisterna d'Asti nel 1945. In questo luogo, sono il presidente della passione per le cose vere. È un castello, ma a differenza di castelli dove c'è tutta una pompa magna di cose ricche per i ricchi, eccetera, eccetera. Questo invece è un grandissimo museo delle cose povere, della gente vera. Com'è nata questa voglia di raccogliere gli attrezzi e le cose dei poveri? È nata per due motivi. Il primo è perché non andasse disperso tutto questo materiale, che sono circa 7 o 8.000 oggetti, che ricompongono 26 botteghe artigianali, tutte legate al contadino. Il secondo era motivo di raccogliere e di mettere in questo luogo era di salvare questo luogo che stava purtroppo andando a pezzi. È chiaro che l'età degli allora 38-40 anni era un'età in cui c'era forza, c'era voglia, c'era coraggio, c'erano tante cose che forse adesso non ci sono più, perché sono entrate anche delle altre cose bellissime, tipo avere dei nipotini o altre cose. Bene, cominciamo questo lavoro nel castello di Cisterna. Era praticamente diroccato. Gli unici locali non in pericolo era il seminterrato di questo luogo. È proprio lì che abbiamo iniziato, raccogliendo delle cose senza capire, senza sapere, a volte senza sapere cosa fossero queste cose, le abbiamo mucchiate tutte nel cortile. Una volta mucchiate, pulite e così restaurate a nostro modo, abbiamo iniziato a dividere ed erano nate già a quei tempi, quindi si parla del 1900 e 80, erano nate l'angolo del lavoro della donna contadina casalinga di un tempo, la sartoria molto in piccolo, la bottega del materassaio, la cantina e l'osteria e la falegnameria. Bene, apriamo questo primo settore del museo, ancora senza luci, con dei fili volanti, eccetera, eccetera, senza porte, senza finestre. Non avevamo i soldi certamente per fare tutto ciò, però avevamo tanta voglia di fare, tanta voglia di amare. L'inaugurazione è avvenuta il primo, mi pare il primo di ottobre di quell'anno lì dell'80. Non eravamo accompagnati, parlo eravamo perché dietro di me c'erano tanti amici, tanti collaboratori, tanti giovani che avevano la stessa voglia. Io tiravo la carretta e loro dietro spingevano fortissimo. L'amministrazione comunale di quei tempi, brava gente, non dico che ci fosse delle cose malsane, però non capivano. Non capivano l'importanza di salvare e di raccogliere tutte queste cose. Anzi, dicevano è farrut, è roba da campevia, è kust, è come Gruvera. Gruvera era un personaggio di canale che veniva su col suo mulo, il suo carro, a raccogliere le cose vecchie, pelli di coniglio pure, e vetro rotto e tutto quello che trovava. Pagava pochissimo, eccetera, eccetera. Ebbene, io ero diventato il Gruvera della situazione. Ve lo dico anche il perché si chiamava Gruvera. Perché questo, arrivato a Cisterna, non so in altre parti cosa facesse,
comprava un bel pezzettone di crudiera, poi andava nell'osteria, ordinava un bel litro di vino, comprando la crudiera comprava anche una micca di pane e quello era il suo pranzo. Quindi a Cisterna veniva chiamato Gruvera. Bene, e io sono molto contento che mi avessero dato quell'appellativo di Gruvera. Stavo dicendo che l'amministrazione non era d'accordo sul fatto che questo potesse diventare un museo di cose vecchie, di cose contadine, di cose povere. E lì c'è stata una lotta, una sofferenza da parte mia. Però l'astuzia mi aveva dato un suggerimento. Vado ad Asti e invito il presidente dell'APT allora. Ente, APT, sì, non ricordo più. Comunque del turismo. Invito il presidente della Camera di Commercio, Borello. Invito il presidente della provincia, Tovo. Non ricordo più quello dell'APT Marchisio, si chiamava. E invito una giornalista, Laura Bosia, che adesso è mancata. Stranamente tutti e quattro arrivano. Il sindaco del posto, vedendo questi personaggi, che per lui erano personaggi da mettere su un trono, non ha più potuto dire sono cose vecchie, cose da buttare, eccetera, eccetera. Ha preso il microfono e ha detto sono commosso, eccetera, eccetera. Boh, di lì è partito. La cosa è stata registrata e non ha più potuto dire niente. Mentre prima arrivava su, mentre preparavamo, urlava, buttate via ste cose, e poi dopo un'ordinanza, appena finito questi 8 giorni di festa del paese, tutto va smantellato, lasciato libero, eccetera, eccetera. Bene, abbiamo iniziato con questa grande sofferenza e poi è continuata perché è chiaro che gli seminterrati erano fatti di 5 stanze, ma poi c'era tutto il piano nobile da salvare, tutto il sottotetto e tutto il resto. Va bene, la provvidenza ci ha sempre aiutato, noi non abbiamo mai smesso di crederci e quindi siamo andati avanti. Siamo stati anche fortunati di aver trovato nell'ufficio della cultura della Regione Piemonte un signore di Asti che era il responsabile di allora, poi quando mi ricorderò del nome ve lo dico. E questo credeva ai musei etnografici, credeva a queste forme di associazioni, di volontariato e ricordo che era venuto su mio invito ed era stato entusiasta. E quindi ha iniziato a darci dei consigli come fare per fare delle richieste, per avere dei contributi per iniziare il restauro del castello. Il primo contributo è stato di 5 milioni, non era molto, ma noi non avendo mai visto una lira, per noi 5 milioni era un'enormità. Con 5 milioni avevamo fatto l'impianto elettrico di quei locali. Avevamo finalmente messo la porta d'ingresso, che non c'era, e le finestre. Quindi è partito alla grande. E di lì è iniziata la vera storia del museo. Quindi a raccontarla tutta ci vorrebbe perlomeno 2 o 3 giorni. Ma la possiamo finire che tutti gli anni un contributo arrivava. Non più di 5 milioni, ma forse di 10, di 15, di 20, il massimo è stato di 30. Ma con questi contributi e lavorando noi di notte a tirar su la sabbia, a tirar giù macerie, pulizie varie, eccetera, eccetera, siamo riusciti a restaurare tutte le 25 sale, le scale e tutto il resto, e tutto quello che poi concerne anche la sicurezza di un museo. E l'abbiamo portata a termine in una decina di anni. Nel frattempo, però, non abbiamo mai smesso di raccogliere
per poter salvare gli oggetti. I primi è stato un inizio, ma poi arrivano poi tutti gli altri. E quindi, avendo 25 sale a tema, ogni sala parla di un lavoro, parla di un mestiere, parla di uomini, parla di donne, parla di sofferenza, ma parla anche molto di gioia, di allegria. Tipo l'osteria, era un luogo di ritrovo, il canto, il parlare, e non soltanto il piangere miseria. E niente, io direi che a questo punto, non potendo più dire molte cose, perché altrimenti diventa un'enciclopedia, di recarsi dentro e vedere quello che c'è. Siamo nella caffetteria del Museo Arte e Mestieri d'un tempo di Cisterna. Anticamente questi locali erano le cucine del castello, abbandonate poi nel 1750 circa e portate ai piani superiori. Questo è l'antico forno dove veniva fatto il pane soltanto per gli abitanti del castello e anche la servitù, i proprietari e i soldati. Chiuso poi con un muro. Io non so, non sono un veggente sicuramente, ma una notte sogno che dietro questo muro c'era un vuoto, con i soliti miei amici che mi venivano dietro volentieri, perché pazzi come me, arriviamo con martelli e scalpelli. Buttiamo giù un pezzo di muro e troviamo il vuoto. Ma trovando il vuoto abbiamo scoperto che questo era il forno delle cucine. Tutta questa documentazione che ora vi dico, il Settecento, le cucine, eccetera, inizialmente non sapevamo che erano le cucine. Soltanto molto dopo abbiamo scoperto che erano le cucine, perché nel frattempo, sono riuscito anche a trovare i 3.000 documenti che parlano del feudo e poi principato del castello di Cisterna, depositato a Biella nel palazzo Cisterna. I signori principi dal pozzo della Cisterna avevano oltre decine e decine di castelli in giro, avevano anche un palazzo a Biella. Lì c'erano le filande, c'erano eccetera eccetera. E quindi il direttore di allora dell'Archivio di Stato, dottor Maurizio Cassetti, aveva acquistato dal Duca d'Aosta, attuale Duca d'Aosta ancora vivo, tutto questo archivio relativo ai principi dal pozzo della Cisterna. Per caso vengo a conoscenza di questo archivio depositato a Biella ed ecco che lì scatta tutta un'altra storia nuova del almeno fotografare, fotocopiare tutti questi fogli per poi farne la vera storia di Cisterna, ciò che abbiamo fatto un anno fa circa, abbiamo fatto questo bellissimo volume grazie a questi documenti. E da questi documenti abbiamo scoperto che in questo luogo esisteva la cucina. Ecco perché il forno, questo sogno è stato un sogno così, non lo so, a volte ci si è anche aiutati dei sogni, non sono come dico prima, un veggente che, o medio che non ci credo tra l'altro a queste cose, ma è andata così. Siamo nella bottega del Torronaio. Questa bottega non è di Cisterna, come molte altre, tra l'altro nel museo non sono di Cisterna, ma sono di paesi dell'Astigiano, del Cuneese, del Torinese, soprattutto paesi sempre di collina. La cultura cambia tra la collina e la pianura. Ritorniamo alla bottega del Torronaio. Arriva da Monbercelli d'Asti. Il ritrovamento di tutti questi macchinari a mano, alcuni già elettrici, dei primissimi del Novecento,
Ci sono stati segnalati da un certo Lisa, era un noto regista della Rai, ha fatto bellissime trasmissioni sull'Italia, di posti poco conosciuti, eccetera, eccetera. Questo mi telefona e dice: Lino, qui stanno commettendo un omicidio vero e proprio, vieni subito giù. Ma io non riuscivo a capire questo omicidio che cosa fosse. Quindi prendo la macchina, arrivo a Monbercelli, lui mi aspetta sulla piazza e mi accompagna in questo luogo, era una casa, dove i muratori la stavano abbattendo per farne un'altra nuova, tra l'altro. E questa non era neanche una brutta casa, era molto bella. I figli di questo torranaio abitano ancora, i nipoti adesso, in America, e quindi la casa venne venduta e tutto quello che c'era dentro veniva buttato. Quindi ho chiesto, ho implorato il capomastro di quella ditta di smettere i lavori per 1 o 2 giorni, io mi sarei dato da fare, per andare a salvare quello rimasto dentro. La prima cosa salvata è l'ingresso, che poi vedrete dall'esterno, è la porta d'ingresso tutta in legno con la scritta ed è bellissima. Elencare quello che c'è qui dentro, non lo so se è il caso, ma c'è tutto l'occorrente in cui il torronaio di fine e inizio Novecento gli serviva. Siamo nella bottega della tipografia. Anche questa bottega, come tutte le altre, è stata una ricerca delle attrezzature, della stamperia, tipografia, eccetera, eccetera. Non facile, perché tutti questi attrezzi che noi abbiamo raccolto, sono circa 6-7 mila, per ricomporre una bottega abbiamo dovuto cercare in più posti, non soltanto in uno. Quindi una ricerca faticosa, molto faticosa. La tipografia è stata iniziata come museo con oggetti e cose della tipografia Vinassa di Asti. È una tra le più antiche tipografie dell'artigiano, la Vinassa. Si trovava in Corso Alfieri, tanto per spiegare a chi è artigiano, vicino al Barcocchi, attuale Barcocchi. Tutti gli altri pezzi che non appartengono, o appartenevano perlomeno, alla tipografia Vinassa, che possono essere qui le presse, i mobili, caratteri in legno fatti a mano e altre cose molto interessanti. Per esempio, una tra queste, non l'oro della Vinassa, è questa macchina da stampa che arriva da Verzuolo. Era in un convento delle suore dove stampavano i bollettini, i classici bollettini parrocchiali, manifesti ed altre cose. Risale alla prima metà del 1800. I caratteri venivano inchiostrati con rullo, si metteva il foglio, si mette, tuttora la usiamo in più volte all'anno. E voilà, la stampa del foglio è fatta. Funziona come un po' come un orologio. Quest'altra macchina, che è una taglierina, questa qui già molto comoda per i tempi, tagliava più fogli per volta, arriva da Saluzzo. Questo è quanto posso farvi capire che in mezzo a tutta questa miriade di attrezzatura, poi andiamo nell'altra sala dall'altra parte, i pezzi arrivano da più parti del Piemonte. Quindi Asti, Verzuolo, Saluzzo, tutti gli attrezzi vengono da più parti del Piemonte. Questa pressa con le due viti in legno a vite continua arriva da Corte Emilia. Siamo nella bottega della tabaccheria, sale e tabacchi. È la più piccolina bottega di tutto il museo, ma è stata quella la più difficile da ricomporre. Perché? Perché
Il banco del sale, che è questo, ormai da oltre 100 anni non esiste più. Il sale si vende nelle scatole e quindi il banco non esisteva più. E tutti i tabaccai, dove io sono andato a chiedere, eccetera, eccetera, no, era marcito, l'abbiamo spaccato, l'abbiamo rotto. Io credo di aver fatto più di 1.000 chilometri per trovare questo banco. Alla fine l'ho trovato qui a 3 km di distanza. È stata una fortuna, quasi come dire cercare in un terreno delle tombe etrusche o cose del genere. Per esempio, il peso del sale, questo a Stadera, questo arriva da Michelino. Qui siamo nella bottega del falegname, dove recentemente è arrivata un'altra donazione che non c'era ancora in questo museo ed è un'attrezzatura completa del cadraghè in piemontese, il seggiolaio. Quindi c'è la panca dove lui si sedeva, coi piedi spingeva per mantenere fermo il pezzo di legno, per poi coi coltelli a petto tirare e creare i pezzi per ricomporre una sedia contadina. Siamo nella bottega del tessitore. Questo è un antico telaio dove veniva lavorata il filo di canapa. Perché canapa? Perché in queste zone, come in molte altre zone, si seminava la canapa per appunto avere il filo e ogni famiglia doveva barcamenarsi quel tanto più o meno di poter comprare il meno possibile. La canapa dove si seminava a Cisterna d'Asti, paese di collina, nel fondo delle valli dove c'era più umidità, dove il centro del campo veniva utilizzato o per il grano o per il grano turco. La canapa si seminava ai bordi del campo, non perché fosse meno importante, ma perché il grano dava il pane e il grano turco dava la farina della polenta. Raccolta la canapa, questa è una storia che vi voglio raccontare perché è interessante, dove veniva portata a macerare? Al Tanaro. Dista 22 km da Cisterna al Tanaro. Sì che era un giorno di festa per i bambini, per fare questa lunga passeggiata sulle carrette trainate dai cavalli, muli, asini o mucche, però era anche una fatica per gli uomini portare questi fasci di canapa al Tanaro, lasciare lì per almeno 8-10 giorni, per poi ritornare una seconda volta, ritirare la canapa, portarla a casa, metterla a asciugare, batterla con i bastoni. Veniva maciullata in queste macchine a mano, chiamiamole macchine, ed è semplicemente così, maciullata il più possibile. Poi pettinata in questi pettini, sono molto antichi, il filo veniva portato al tessitore, il tessitore tesseva, con la canapa si facevano le lenzuola, si facevano gli asciugamani, si facevano le federe, si facevano le camicie da notte, vedi questa, ce ne sono altre, con le iniziali della proprietaria. Queste sono lenzuola, vedete belle spessotte. Non c'era neanche bisogno di fare molte docce un tempo, anche perché non c'era l'acqua. Andavi a dormire, fregavi la schiena e tutto rimaneva ben lì, compatto, eccetera, eccetera. Queste sono le calze. Le calze, perché questa è senza il piede? Perché questa era la calza fatta a mano, con i ferri, eccetera, eccetera. Il piede veniva fatto d'inverno, venivano fatti più piedi, perché già si sapeva che si bucava facilmente, quindi si tagliava via la parte rotta e si aggiungeva quella che le nonne già preparavano. Tutto andava a filo, tutto andava come doveva andare, si lavorava tutto l'anno per fare quelle determinate cose. E tutto andava a posto. Vi voglio dire, come mai oggi si parla di montagne, tonnellate,
di mafia sull'immondizia. Perché si compra e si butta e basta. Un tempo tutto veniva recuperato, tutto veniva utilizzato fino all'esaurimento. Siamo nella bottega del sarto, oggetti e cose, vestiti e non, che è databile dalla fine del 1700 fino alla metà del 1800. Vedete nelle bacheche ci sono una ventina di abiti da sposa neri. Il perché nero? Il perché il nero poi si poteva utilizzare in altre occasioni, mentre il bianco o colori più vivaci le donne non potevano più permettersi di portarlo. Il nero era elegante. E quindi in altre occasioni, non so, un matrimonio di un'altra persona, una festa, eccetera, eccetera. Dicevano le nonne di un tempo che il vestito da sposa veniva sempre fatto abbondante, abbondante, così man mano che si ingrassavano potevano farselo aggiustare e allargarselo. E addirittura se lo conservavano per poi metterlo alla fine del percorso di vita nella cassa da morto. È un po' triste, però anche quello è un passaggio che purtroppo ci tocca. Questo è il forno del castello, il forno che serviva appunto il paese ed era proprietario, il feudatario di Cisterna. I primi documenti che parlano di questo forno risalgono al 1564. Ed è stato vivo, sempre è stato utilizzato come forno per il pane fino al 1957 e poi abbandonato. Ogni bocca, ogni anima che viveva in questo paese era obbligata a pagare un tot di coppi di grano dai 7 anni di età in su, quindi fino alla morte. Questo edificio è stato poi abbandonato, venduto alla parrocchia che non ha fatto alcun uso, grazie a Dio. Noi come museo siamo sotto le mura del castello, come museo che si trova appunto nel castello delle arti e mestieri di un tempo, abbiamo pensato di acquistarlo senza soldi, ma con l'aiuto di molta gente che ha offerto del denaro, siamo riusciti ad acquistarlo, pagare tutte le spese del notaio e abbiamo ancora avanzato un 2-3 mila euro dato sempre alla Chiesa per un restauro di altre cose. Ora ci troviamo in questo stabile, completamente restaurato, pagato in parte dal GAL e in parte dall'Associazione Museo di un Tempo. Il futuro di questo forno? Beh, tuttora è visitabile tutti i giorni, su richiesta, la domenica invece è sempre aperto e chi vuole entrare, visitare, vedere, curiosare può farlo, poi salire su al castello e vedersi tutto il resto. Il nostro sogno come associazione museo sarebbe di creare un museo diffuso. Nel tempo della nostra storia del museo abbiamo acquistato un'antica casa in Borgata Lame, a 1,5 km circa da, ma neanche 1 km, che dista da dove siamo adesso a questa casa. Lì dovrebbe nascere il museo contadino, il museo del particolare. Il particolare è niente poco di meno che il contadino di un tempo che viveva del suo, non doveva andare a fare il manovale. Anzi, forse dava a lui del lavoro ad altre persone. Perché questa casa è, diversamente dalle altre, molto molto povera, questa era già una casa ricca, tra virgolette, ricca, con un grande camino, una stufa in terracotta, un bellissimo soffitto in gessi, la sala da pranzo, un armadio del 600, insomma, se poi abbiamo del tempo possiamo andarlo a curiosare, se no faremo la prossima volta.